Benvenuti dal vostro Anaro Sensei. Oggi mi è successa una roba assurda, ma non solo assurda, è incredibilmente vergognosa. Perché? Perché ho aperto il computer con Windows 10 che ho installato in dual boot, ovvero come sistema operativo principale utilizzo Linux, nello specifico in questo momento Manjaro, perché mi dà la possibilità di farci davvero tutto, sia registrare i video, fare qualsiasi cosa, sia anche usare i videogiochi, cosa che purtroppo è un vizio e sono costretto a mantenerlo. Non bevo, non fumo, non faccio niente, perciò almeno quello è la magia, dovete lasciarmela fare. Comunque, tornando a noi, utilizzando Linux come principale, mi capita ogni tanto di accendere in dual boot, quindi a fianco ho installato anche Windows, nello specifico Windows 10. Appena acceso, tralasciando i fastidiosi aggiornamenti, il dispositivo deve essere riavviato, cioè proprio vergognoso. Mi è comparsa una schermata e neanche 10 secondi ho detto fermi tutti. Dopo averla letta devo fare print stamp sulla mia tastiera, incollarla dentro Paint, salvare l'immagine e farla vedere ai miei amati iscritti. L'immagine in questione è questa. Questo è comparso, ovvero Windows, un nuovo viaggio con Windows. Grazie per la fedeltà dimostrata come cliente Windows 10. Con l'avvicinarsi della fine del supporto, siamo qui per accompagnarti nel tuo percorso con il PC. Sottolineo, mi raccomando, ricordatevelo, siamo qui per accompagnarti nel tuo percorso con il PC. Il PC non è idoneo per l'aggiornamento a Windows 11. Ma continuerà a ricevere correzioni e aggiornamenti per la sicurezza fino a 14 ottobre 2025. Sembra un po' una minaccia in realtà, comunque facciamo finta di niente. Scopri di più come puoi prepararti per la transizione a Windows 11. Quindi, ricapitolando, il mio computer non è idoneo, non posso mettere Windows 11, ma loro sono qui per accompagnarmi e mi spiegano preparandomi per la transizione a Windows 11. Non fa una piega. Va bene. Invece di visualizza più tardi ho messo ulteriori informazioni e mi si è aperta una fantastica schermata sul mio Firefox, che è questa. Fine del supporto per Windows 10 8.1 e 7. Praticamente alla schermata che avevano già precedentemente fatto di Windows 7 e 8.1 ci hanno piazzato dentro anche quella del 10. Ma cosa mi dice? Mi dice il supporto per Windows 10 terminerà a ottobre 2025 e qua non mi interessa, storia vecchia. Il PC continuerà a funzionare ma è consigliabile passare a Windows 11. Va benissimo, però devi lasciarmelo anche passare a Windows 11, no? E qui iniziano già i primi magheggi, ovvero informazioni su Windows 11. Benissimo, scopri le nuove funzionalità, ve lo sottolineo. Confronta le versioni di Windows, così posso scegliere? No! Ottieni assistenza per l'acquisto del prossimo computer. Come l'acquisto del prossimo computer? Il mio va da Dio! Ho 48 GB di RAM, un i7 della Madonna, ho degli SSD assurdi, ho un NVMe assurdo con 6 giga al secondo di trasferimento dati, una scheda madre spaventosa, scheda video che gira benissimo, un alimentatore e un case bellissimi. Perché devo cambiare un computer che ho pagato 1600 euro? Perché devo ottenere l'acquisto per il prossimo computer? Cioè, il mio è un aereo. Vabbè, facciamo finta di niente. Scopri Windows 11, bellissimo, confronta 10 e 11, va bene. Come acquistare un portatile? Allora, ho un PC fisso da gaming che costa l'ira di Dio, perché devo acquistare un portatile? Solo perché la maggior parte delle persone magari lo usano solo per, non so, guardare Facebook? Non mi interessa, direi che è un po' troppo specifico. Trasferisci i dati sul tuo nuovo PC Windows 11 e anche qui ti dicono il tuo computer fa schifo, lo devi cambiare, il backup eccetera eccetera, e va bene, va bene. Acquista il tuo nuovo PC Windows 11 ancora,
Se il tuo PC Windows 10 non è idoneo per l'aggiornamento, o se vuoi acquistare un nuovo computer, come se voglio, non è che voglio, io non voglio, possiamo aiutarti a trovare il PC adatto. Quindi fanno finta che sia una mia idea. Se voglio acquistare un computer nuovo, mi stai dicendo che non ho altra scelta? Comunque utilizza gli strumenti. Cosa? Acquista un PC e consigli per la scelta. Perché? Ripeto, ho un computer di tutto rispetto. Se pensi di continuare a utilizzare il tuo PC con Windows 10, lo capiamo. Beh, meno male, almeno si vede che hanno usato un po' il cervello e hanno detto ok, magari qualcuno ha anche un bel computer e lo facciamo lasciare lo stesso. No, anche se la fine del supporto non avverrà fino al mese di ottobre 2025, è consigliabile eseguire un backup dei dati su OneDrive, ovviamente, perché è suo. Va bene, quindi mi stai dicendo che capisci che non voglio passare all'11, però mi straconsigli di fare un salvataggio dei backup. Perché? Perché magari me lo vuoi sabotare, mi vuoi distruggere Windows 10 come hai fatto con tutti i sistemi operativi precedenti? Per chi non lo sapesse, ogni volta che esce un nuovo sistema operativo, Windows decide bene di Windows, Microsoft decide di sabotare quelli prima, in modo che la gente vada dal tecnico e dica ok, qua devi formattare perché il computer è tutto incasinato, visto che ci siamo mettiamo il nuovo sistema operativo. Grazie, ma adesso io non lo posso fare perché ho l'hardware non supportato, e questa già è una presa in giro. A questo punto, se andate a vedere sotto domande frequenti, cosa posso fare con il mio vecchio computer, che vecchio non ha proprio di niente? Gestione della fine del ciclo di vita. Va bene, andiamo a vedere. A parte che la pagina è in inglese, quindi mi hai parlato fino adesso in italiano, Microsoft penso sia abbastanza in grado di fare una traduzione. Comunque utilizzerò Firefox, che a quanto pare è più bello. Microsoft si preoccupa della gestione sostenibile, e perciò che cosa fa? Batterie e imballaggi, li puoi buttare via. Cioè vi spiega dove buttare, dove riciclare la roba. Cioè io ho un computer che funziona da Dio e devo guardare in base a dove vivo dove buttarlo. Cioè, ma vi rendete conto lo schifo? Sto utilizzando 1600 euro di computer che va una bomba, ok? E in realtà ci ho già piazzato dentro per un anno e mezzo Windows 11, l'ho utilizzato egregiamente prima che diventasse molto meno egregio, e funzionava alla grandissima. Avevo eliminato tutti quanti i file, ho fatto anche dei tutorial per chi non lo sapesse per poter utilizzare Windows 11 nei PC non supportati, e funzionava benissimo. Perché devo buttarlo via? E poi mi parli di eco profit e tutti gli imballaggi responsabili, impegno per la sostenibilità ambientale. Che sostegno per l'ambiente è buttare via computer che funzionano? Ma non vi vergognate neanche un po'? L'altra roba è confronta le versioni. Mettiamo, confrontiamo Windows 10 e 11. Tralasciando che tutta la roba principale Windows 10 e 11 è identica, cioè il sistema operativo è lo stesso, che cosa mi dà in più Windows 11? Una nuova interfaccia. Grazie, è un sistema operativo diverso, anche se tu hai l'11 e passi al 10 è una nuova interfaccia. Riattivazione per vicinanza lasciamo perdere, non voglio neanche parlarne. Sottotitoli in tempo reale, ma dove? Non mi fai neanche la conversione delle tue pagine. Assistente vocale naturale per avere la lettura che non sembra metallica. Effetti studio, barra controller, riprendi l'ultima partita e inizia a giocare. Grazie, so farlo da solo. I widget, posso avere un sacco di porcheria sul mio bellissimo desktop che cerco già di tenere pulito. Perché?
Cioè io devo passare a un sistema operativo che è uguale al 10, ma non posso. Cioè, veramente è una vergogna. Non so neanche come si possano permettere di dire devi riciclare il tuo computer che funziona bene. Volete sapere qual è la vera soluzione a tutto? Ve lo dico io. L'informatica per tutti. Dovete passare a Linux. Sto facendo i corsi base sia di Linux Mint che è una bomba atomica e sto facendo quelli avanzati di Manjaro. E credetemi che con Manjaro ci potete giocare, ci potete fare quello che volete. Arch è una bomba. Per non essere comunque del tutto razzista in merito, e sto tenendo un corso base anche per Windows 11. Perché? Perché se una persona per qualsiasi motivo si compra un computer nuovo, metti che quello vecchio proprio si disfa, si rompe oppure ha 20 anni, nulla da dire, ti compri il computer nuovo e sei obbligato, ti ritrovi per forza Windows 11, quindi un minimo di corso lo faccio anche qua. Ma porca miseria, guardate che Linux si installa meglio, è più facile, ha tutti i programmi gratis, gli aggiornamenti li fa senza dover riavviare, tutti quanti i software, tutti i programmi vengono aggiornati con un clic. Non dovete andare come su Windows, non so, apro Steam e Steam si aggiorna. Apro Discord e Discord si aggiorna. Oppure, non so, VLC mi dice devi scaricare, vuoi scaricarlo? Bene, perfetto. Devi andare sul sito ufficiale, ti riscarichi il file di installazione e lo reinstalli. Cioè, che palle. Con Linux, letteralmente, si fa un clic, tipo questo in basso a destra, e ti aggiorna sistema operativo, kernel, tutti i programmi, tutti in un colpo solo. Ditemi se non è più facile, cioè di che cosa stiamo parlando? Quindi il mio consiglio, se avete Windows 10, mi raccomando, non buttate via il vostro computer, siate sostenibili, fate ritornare in vita un computer degno di essere vivo con Linux, credetemi. E se siete paurosi, vi ho insegnato non solo a distinguere le varie distribuzioni, perché ce ne sono migliaia, avete migliaia di possibilità, quindi fare qualsiasi cosa. Vi ho insegnato anche nel mio canale principale come testare qualsiasi distribuzione di Linux, beh, qualsiasi no, però buona parte delle distribuzioni principali direttamente da browser, come se fosse una pagina web. Quindi andate dentro, scegliete la versione, ve la trovate e siete a posto. Quella che vi piace di più ve la installate e la potete comunque provare in live. Quindi, cioè io non ho parole. Microsoft, io sto veramente perdendo qualsiasi speranza che tu diventa un po' decente. Tralasciando, piccolo spoiler per chi non lo sa, Windows 12 secondo me diventerà ibrido. Ne stanno parlando da tempo. Windows ha comprato, cioè, o meglio, sta comprando, cercando di comprare un sacco di diritti, di licenze, di sistemi, di robe per poter diventare Linux. Vuole avere Linux e trasformarlo in Windows e lo sta già facendo, lo ha già fatto praticamente, perciò Windows 12 sarà Linux con l'interfaccia grafica del 12, cioè veramente così. Quindi andate sull'open source, andate sui software gratuiti, andate su Linux vero, non importa quale versione, non importa quale distro, ma passate al pinguino. Detto questo, iscrivetevi ai miei canali YouTube, soprattutto all'Informatica per Tutti, per avere tutti quanti i miei corsi, che sono gratis, ricordo essere totalmente gratuiti. Grazie per seguirmi anche nei social, Instagram, Telegram e tutto il resto, trovate sotto in descrizione come sempre tutto quanto. Grazie davvero per seguire, per guardare i miei video, vi voglio bene, un bacio e alla prossima puntata. Bye bye!